Vi racconto una storia, il titolo della Natività di Agnone, in scena il 24 dicembre, eccezionalmente prima dell'andocciata, rito del fuoco, patrimonio d'Italia per le tradizioni. Una natività originale, la cui caratteristica è quella di portare alla ribalta fatti ed episodi di cronaca per poi lanciare messaggi alla società. A curare testi e scenografia il cenacolo culturale Camillo Carlo Magno, che da 63 anni, sotto la spinta dei frati francescani, si occupa di realizzare il presepe vivente più longevo del Molise. Vi racconto una storia con il dramma infinito degli invisibili e le guerre dimenticate. I testi scritti da Giorgio Marcovecchio raccontano la vicenda di una famiglia senza tetto che nella notte della vigilia di Natale, grazie alla mamma, ripercorre le tappe salienti di Maria e Giuseppe a Betlemme fino alla nascita di Gesù. Proprio in questo frangente, malgrado la mancanza di beni e di un tetto dove poter dormire, la famiglia sa accogliere e abbracciare chi scappa dalle guerre e dai conflitti dimenticati che stanno insanguinando il mondo, in particolare nel Medio Oriente e nell'Est Europa, con la testimonianza di Annie Montesmier, volontaria di Medici Senza Frontiere, che a bordo dell'Open Arms ha aiutato e raccolto il dramma di migliaia di profughi.